Maurizio, siamo qui per Diario Sportivo. A Serargius, insomma, avete messo una casella importante nel vostro carniere. La prima vittoria. Cosa ci dici di questa partita? Beh, innanzitutto il risultato è la cosa più importante. La cosa più importante perché incassiamo 3 punti che fanno classifica, morale. La partita è stata un po' confusa da una parte e dall'altra. Diciamo che non era facile giocare per il vento, per il fatto che La terra le due battuta anche squadre. Sì, in la terra qualche battuta, il modo. terreno sabbioso, il fatto che le due squadre non erano sicuramente tranquille viste i problemi di classifica. Però va bene, i 3 punti li portiamo a casa e il resto verrà dopo, speriamo. Cosa ne pensi di questo campionato di prima categoria? Chi vedi favorita per il proseguo del campionato? Il campionato, sinceramente, io sono 10 anni che non facevo la prima categoria e l'ho trovato a un livello un po' più scarso di quanto me l'aspettassi, sinceramente. Insomma, questi Mi giovani in aspettavo un realtà po' di non più, mi sono. aspettavo un po' di più, sinceramente. Per quanto riguarda le squadre favorite, sicuramente Girasole che da oggi dovrebbe essere in Che testa, troverete domenica in Cuscagliari, derby. esatto, domenica abbiamo il derby, Cuscagliari. Il San Vito che comunque dovrebbe essere una delle squadre costruite per far Esatto. bene, anche se in un po' in ritardo, Però loro. però anche loro, sì. Allora, ci hai detto che tu la prima categoria la fai quest'anno. Racconta ai ragazzi di Diario Sportivo quali sono state le squadre dove hai militato in questi anni, Maurizio? Allora, io ho militato, sono partito da giovane nella Castro di Tortolì, sono tornato quindi a Quindi un casa ritorno dopo, all'ovile. esatto, dopo tanti anni. Con chi giocavi, Maurizio, in quei tempi, ti In ricordi? quei tempi giocavo con quella squadra di passi allenata da Franco Lacconca che vinse il campionato di seconda categoria. Praticamente eravamo una squadra juniores, trasportata in prima Riportate squadra, in esatto. prima squadra, avete avuto Gli dei anni famosi del successi. derby di Tortolì, i primi Gli derby. anni successivi invece dove Gli sei anni stato? successivi, a 22 anni, sono passato al Tortolì. Ho giocato 8 anni tra promozione prima e eccellenza. 2 anni a Barisardo, Sempre in in Ogliastra, eccellenza. quindi. Sì, sempre in Ogliastra, Ma sì. questo. Io faccio un lavoro che non mi permette di spostarmi di lunga gittata. 2 anni alla Baonese, poi sono tornato al Barisardo un anno alla Nusei, un anno a Barisardo e ora sono di Ma nuovo questo al antagonismo Tortolì. che c'è tra Barisardo e Tortolì, tu lo vivi oppure è una leggenda? No, no, va bene, sono La curva solo. dritta di Barisardo, di La entrata nel cuore. curva dritta sì, gli anni che era la curva dritta sì, ora è un po' decaduto il fatto della curva dritta. Gli anni d'oro del Barisardo, quando abbiamo vinto il campionato di promozione, quando siamo stati in eccellenza, allora sì, era la vera curva dritta che ti seguiva ovunque, che ti faceva sentire più forte in campo. Senti, i portieri sono normalmente i pazzi della squadra, che sanno anche Esatto. giocare tra l'altro molto bene fuori dai pali. Non ti è mai passata per la testa l'idea di metterti una maglia numero 11 e calcare il reparto Guarda, mi avanzato? sono ripromesso che quando smetterò di giocare a calcio, di giocare in porta, giocherò trequartista, quindi. Fai per caso qualche torneo amatorio in Ogliastra No, dove ti potremmo vedere giocare con la 10, per ora no? no. Io spero di giocare ancora qualche anno, visto che ho 37 anni, giocare ancora il più possibile finché il fisico regge, finché si può andare avanti, si va avanti. Senti Maurizio, cosa ha Non. portato ritornando alla partita Gigi Piras alla Castor? Una ventata di ottimismo, di voglia di far meglio, di lavorare, di serietà. L'abbiamo visto come un leone in gabbia, seduto in Esatto, è panchina. rimasto sempre lo stesso. Io l'ho avuto 2 anni a Tortolì quando vincemmo il campionato in prima Ah, categoria. quindi È tu l'hai. rimasto lo stesso, la grinta di un tempo, la voglia di far bene comunque in ogni posto. Senti, Riccardo Congio è entrato a 10 minuti dalla fine e ha fatto il gol della vittoria. Esatto. Descrivici un po' questo ragazzo e quali sono le sue potenzialità. È un giovane molto veloce, si Solitamente dà da fa gol di conoscere. testa? Solitamente no, infatti dovrò invitare la pizza a tutti quanti perché è un caso rarissimo. Ne fa pochi anche di piede, comunque. Gli vuoi lanciare un messaggio tramite i video di Diario Sportivo? Sì, lo aspettiamo al campo in modo che si alleni nemmeno più di quanto lo fa adesso perché Cosa deve portare? ogni tanto pecca. Pizzette o panini gli faremo portare? Pizzette e birrettina, giustamente, che li si accetta volentieri. Benissimo Perché è un Maurizio, bravo ragazzo comunque, per pizzette. in bocca al lupo, ci Crepi. vediamo presto su Diario Sportivo. Ok, grazie, ciao, bocca al lupo Ciao. a voi.